Ciao ragazzi, è ricominciato il Giro d'Italia, dunque finalmente oggi è partito al via. La tappa è stata Gerusalemme, Gerusalemme, una cronometro. Allora, non è che si può parlare molto, tanto, non tanto di una dalla cronometro in sé, non si può parlare molto di una cronometro di 10 km circa. Qualche indicazione l'ho lasciata, intanto che Dumoulin a cronometro è un alieno, nel senso che non c'è nessuno degli uomini di classifica che sta dietro a Dumoulin. Ha tenuto un po' Pinot con 33 secondi, From a 37, Aru 48, insomma. Chiaro che stiamo parlando di distacchi minimi e stiamo parlando di un Giro d'Italia che appena rientrerà poi con le salite e tutto potrà sicuramente un po' cambiare volto. C'è da dire che comunque io il pensiero che ho fatto io, in 10 km Dumoulin è riuscito a dare 40 secondi circa a From, 35 circa a Pinot, e quasi 50 secondi ad Aru. Ecco, cioè questo ti fa capire che comunque Dumoulin a cronometro è qualcosa di micidiale. Micidiale, non dico irraggiungibile, ma ragazzi, non è un caso se abbia vinto tutto quello che ha vinto a cronometro l'anno scorso. E l'anno scorso uno dei problemi fu che Dumoulin tenne benissimo in montagna, pure nel momento di crisi, pure nel momento di crisi. Quest'anno bisogna vedere. Dumoulin riuscirà a tenere i ritmi? Quest'anno non c'è Nibali, ma c'è Aru e c'è From. Ecco, l'anno scorso c'erano Nibali e Pinot. Ecco, riuscirà a tenere i ritmi di From e Aru in montagna? Questo non lo possiamo sapere. Certo che io devo dire la verità, lo vedevo favorito Tom Dumoulin e lo rivedo ancora favorito, perché onestamente un corridore così, se tiene in montagna non lo tiene in pianura non lo stacchi, perché in cronometro è veramente un fenomeno. Il percorso molto bello nella città di Gerusalemme, prima volta che un grande giro usciva dall'Europa, quindi completamente fuori dalla cartina europea, nel Tour, neanche la Vuelta, oltre che il Giro, non erano mai andati fuori dall'Europa, quindi sicuramente un'esperienza particolare, nuova. Per me è riuscita perché comunque alla fine è anche una questione mediatica e di merchandising. Questa era la tappa Bartali, perché ricordiamo che Gino Bartali è ancora nel muro dei giusti delle nazioni per le opere favorevoli fatte negli anni della guerra, e questa tappa era dedicata a lui e l'ha vinta, come detto, Tom Dumoulin, quindi che vince anche tra l'altro. Voi sapete che io faccio la collezione delle card del Giro, la maglia blu appunto Israel, in questo se la tiene Tom Dumoulin. Bene ragazzi, allora a me non resta che darvi appuntamento. Io spero di riuscire a fare uno speciale sul Giro anche domani, me lo auguro vivamente. Chiaramente questo era un intro, perché non è che si poteva dire granché su questo Giro alla prima tappa. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con il prossimo video sul Giro d'Italia. Ciao!